All'indomani dell'increscioso episodio di violenza che l'ha visto protagonista, lei questa mattina è stato riascoltato dai carabinieri. Innanzitutto eh, ci sono dei sospettati, c'è anche qualche sospetto sulle cause di questo gesto. Andiamo subito al sodo. Beh, io, queste sono cose che faranno poi le autorità competenti, io non so chi sono i sospettati, se non ho letto qualcuno qualche nome dal giornale e eventualmente per che cosa. Eh, lascio tutto alle autorità competenti come forze di polizia e magistratura. Io colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine, i carabinieri soprattutto per quello che hanno fatto per me. Si è parlato ovviamente di, una, di un atto vile insomma, legato alla sua attività amministrativa anche per quanto riguarda la gestione delle strutture sportive. Può essere un capitolo da seguire? Allora, qua tutte le strade eh, bisogna seguirle, però io penso che non sia per questa cosa qua, perché mh, mai come quest'anno eh, c'è un regolamento, ci stanno tutte de, delle regole da seguire, quindi non c'è stato niente de, de, per questa cosa. Io spero che sia per questo. Io spero che sia questo, ma penso che sia una cosa ancora molto più importante. Come l'ha vissuto il day after? <ride> Come l'ho vissuto? Un po' indolenzito, ma soprattutto con la benevolenza e con, la, con, con il piacere di ascoltare e di vedere persone amiche. E mi sono reso conto che ad Avellino ci sta tanta, tanta brava gente. Senta, ma quando dice qualcosa di più importante ha paura che siano ricollegate anche agli ultimi fatti di cronaca che sono accaduti in città. Non glielo so dire, io le, le dico molto sinceramente che sono stato molto contrariato dall'articolo dal, dal, dall che è stato pubblicato a otto pagine online eh, il 24 pomeriggio. Però questa è una cosa che poi vedrò da parte io, ma penso che sia. Parta tutto da quello. Senti, il giorno dopo l'aggressione subito al Comune, proprio per dare un segnale che... Non è... Il segnale è da dare che comunque Geppino Giacobbe non cambia, non perché ha avuto delle botte non può cambiare, insomma, non cambia, faccio sempre le mie, le mie, la mia stessa voglia di fare e poi si vedrà. Lei anche l'assessore alla sicurezza, che idea si è fatto di questa settimana un po' particolare vissuta dagli Avellinesi? Ma, ehm, le ripeto, sono episodi incresciosi che vanno condannati al di là di ogni altra. È, eh, è capitato a me, poi poteva capitare a qualcun altro. Quindi episodi sicuramente da condannare. Però, certamente, non, le ripeto, non fanno una città che è così pericolosa. una città è, è, è brava, è fatta di gente per bene. E secondo me, per questi episodi, noi dovremmo combattere contro questi episodi. Ci può un po' raccontare che cosa è successo proprio con la dinamica che era accaduta Solo due cose sono state credo da due energumeni alle spalle mentre aprivo la porta del portone di casa mia, quindi non mi aspettavo niente. Grazie forse al mio, al mio istinto mi sono girato per vedere, per il rumore per vedere chi era e mi sono accorto che erano due eh, con il casco. Mi hanno dato un pugno in faccia, sono caduto, però loro non si aspettavano forse che io reagissi. E perché io mi sono subito alzato, li ho trovati un po' così, ho urlato e sono scappati. Stato... Li ho rincorsi, come un... dico io come uno scemo, li ho rincorsi, non dovevo rincorrerli, però comunque è... è finito tutto così. Ma ci sarebbe stata anche una frase così in pari? Sì, mi hanno detto qualcosa del genere, ma sotto il, sotto il casco non si è così in pari, per questo impari, cosa del genere. C'è stata una frase sicuramente. Come detto si torna subito al lavoro, c'è cioè giunta, si parlerà anche delle strutture sportive e anche del palazzetto nello specifico. Sì, sì abbiamo penso una, una, in giunta abbiamo una delibera per quanto riguarda l'utilizzo del palazzetto da parte della società del, del, del basket. Io, io dico non a reagire, a reagire in tutti i modi, ma cercare di essere tutti quanti consapevoli e, e condividere il tutto. Non è possibile che ognuno possa fare una scelta, possa fare una, una cosa di per sé. Bisogna condividere tutto e bisogna stare tutti quanti insieme. Perché, ripeto, la città è una città mh, bella città, Bellina, città fatta di gente che, è brava gente. Ma no, non ha avuto il sospetto che potesse accadere qualcosa di simile, qualche minaccia. Qualche dissidio con qualcuno appunto per... Mai avuto, una, mai avuto, um, voi mi conoscete, sono tranquillo, quindi mai avuto una cosa del genere, mai sospettato una cosa del genere. Cioè, se io all'atto quando sono caduto mi sono, non ho realizzato, mi sono accorto all'atto che sono caduto, che forse qualcuno mi aveva dato uno schiaffo, perché ero indolenzito... Ma... Innanzitutto esprimiamo non la solidarietà. Soltanto all'assessore Giacobbe, ma una grande vicinanza, un grande abbraccio. Tutti conosciamo Geppino, sappiamo essere persona, che sappiamo essere persona per bene, seria, grande lavoratore. E mai come in questo momento ci sentiamo vicini a lui, parlo non solo a nome della Giunta e dell'amministrazione, ma ritengo a nome dell'intera comunità. Per ciò che ci riguarda manteniamo sempre alta la guardia, siamo in stretto contatto con il prefetto, le forze dell'ordine, seguiamo anche evidentemente in maniera distaccata le indagini perché abbiamo grande fiducia nella Procura e nelle forze dell'ordine. L'amministrazione farà tutto il possibile per essere ancora più presente in questa fase, per dire alla città. Non solo non indietreggiamo, ma siamo al vostro fianco, lavoriamo per garantire la vostra sicurezza e la vostra tranquillità tutti insieme. Oggi abbiamo anche un tavolo convocato dal prefetto che come al solito si mostra non solo sensibile ma sempre pronta ad affrontare queste questioni. Quindi la nostra comunità deve sapere che continuiamo a garantire una sorta di sicurezza e serenità perché Avellino non è la città a cui abbiamo assistito in queste ultime giornate e vogliamo rimanere quelli che siamo sempre stati. Sindaco si sono fatte delle ipotesi, prime ipotesi investigative sui motivi di questa uh, aggressione che sicuramente è legata all'attività amministrativa del, dell'assessore. Voi che idea vi siete fatti in giunta? Guardi noi al momento attendiamo quelli che sono gli sviluppi delle indagini, abbiamo anche appreso che ci sono stati dei fermi. Quindi, avendo la massima fiducia nel lavoro che eh, in maniera solerte stanno facendo eh, gli organi inquirenti, attendiamo i sviluppi e abbiamo ripreso la nostra attività perché assolutamente non ci facciamo fermare. Noi abbiamo il compito e il dovere di amministrare Avellino nel miglior modo Possibile e credo che la risposta più opportuna a quello che sta accadendo sia questa: presentare questi risultati, continuare a stare sul territorio, presenti, ascoltare la gente, anche confrontarsi e in qualche occasione anche tranquillizzare. Sindaco la agressione a un esponente della Giunta così vicino a lei che viene dopo i fatti che sono accaduti negli, nei giorni scorsi, la dà diciamo, la scossa, la, la preoccupa, diciamo l'ha già detto, non vi fermerete, ma insomma è una persona molto vicina a lei, insomma è preoccupato anche per, per, per gli altri assessori, per la sua persona. Un episodio del genere, a prescindere da chi, da chi lo subisca, va stigmatizzato e va condannato. Eh, noi siamo convinti di quello che stiamo facendo, ho detto anche stamattina rispetto alla vicenda dello stanare eventuali sversamenti abusivi, stiamo anche operando un'attività amministrativa importante, eh, stiamo combattendo l'abusivismo, stiamo ripristinando le regole democratiche così come previsto per legge e credo che questa opera, di questa opera eh, ci debba essere dato merito e onore. Eh, non temo per la nostra attività eh, amministrativa perché quando... Agisci in piena coscienza, nel rispetto delle regole, eh, sicuramente ottieni da parte della gente tanta condivisione e anzi, da parte anche di chi eh, esercita un controllo sul territorio, anche maggiore tutela. Quale messaggio vorrebbe lanciare alla città in questo momento? Come al solito, noi siamo abituati ad affrontare anche situazioni complicate e difficili, superandole, venendone fuori alla grande. Certamente questa non è una fase bella, eh, non era quella che eh, abbiamo auspicato di vivere. Ma sono convinto che con la grande forza degli avelinesi, con eh, lo spirito giusto, con l'impegno quotidiano supereremo anche eh, questa, questo periodo non positivo. Eh, non dobbiamo né sottovalutare né sopravvalutare. Dobbiamo continuare a essere Avellino come siamo sempre stati. Esiste un problema di criminalità in questa città? Organizzata? In questo momento credo che dobbiamo solo attendere quelli che sono gli sviluppi delle indagini. Non tocca a noi esprimere questi giudizi. A noi tocca il compito di amministrare nel rispetto delle regole, delle leggi e far comprendere che questo rispetto è preteso da tutti eh, ed è fatto attuare da tutta la comunità. Sindaco, ci sono diverse eh, opere pubbliche, anche infrastrutture che si andranno a compiere tra poco, c'è eh, un po' di soldi che stanno per calare su, eh, su Avellino, c'è timore che ci sia un'aggressione da parte della Camorra su questi soldi? Io ho grandissima fiducia da parte eh, che eh, rivolgo ai miei uffici, ai funzionari. Non c'è mai stato nessun problema da questo punto di vista in città, credo che non ci sarà anche in questa fase perché devo dire il comune gode di una uh, struttura amministrativa non solo di qualità professionale ma anche di grande serietà e sono convinto che uh, addirittura riusciremo anche a superare un po' di lungaggini amministrative che purtroppo hanno bloccato in passato alcune opere.